amici di Bella Sicilia, oggi vi faremo vedere come si preparano i paninetti dell'antico casale. Per preparare questa ricetta è necessario farina di grano tenero siciliano, la regina del nostro tavolo, un uovo, del lievito istantaneo, olio extravergine d'oliva, zucchero, pomodoro, prosciutto o comunque quello che si preferisce e infine del formaggio e per concludere un po' di latte. Prepareremo circa 10 paninetti. Iniziamo dalla farina. Rompiamo l'uovo come si usa fare generalmente in cucina, quindi un colpetto è così che si apre. Da notare, ai nostri amici di Bella Sicilia, queste sono le nostre uova, quindi prodotte dalle nostre galline nell'attività di produzione della nostra azienda agricola e agrituristica. Quindi una volta aggiunto l'uovo, poi andiamo alla fase della lievitazione. Quindi mettiamo il lievito di birra nel latte. La fase di scioglimento del lievito nel latte è importante perché fa sì che il lievito mantenga, diciamo, la sua consistenza, ma che non vada, diciamo, a non attivare appunto i lieviti, ma con il latte a temperatura ambiente si scioglie e quindi subito diciamo si mette in forza. Però un altro elemento fondamentale nella nostra ricetta che ci permette quindi di attivare questi lieviti è appunto lo zucchero. Quindi una volta sciolto il lievito possiamo procedere a inserire lo zucchero e in questo momento appunto i nostri amici lieviti si attivano ed è qui che la nostra ricetta va avanti. Come vedete, l'arte della cucina siciliana, quindi queste mani che impastano la farina con delle tecniche che poi naturalmente si imparano in cucina con l'esperienza, quindi l'esperienza della mamma è importantissima. Ed ora la fase dell'impasto. Sì, dobbiamo adesso amalgamare bene gli ingredienti e poi aggiungere gli ultimi ingredienti. Signora, da quanti anni lei ha le mani in pasta, come si suol dire? 40 anni. 40 anni. Perché la mamma ha iniziato veramente giovane. La nonna da piccola le ha insegnato l'arte di preparare la pasta, l'arte di fare il pane in casa e quindi noi abbiamo deciso poi di continuare queste attività perché sin da piccoline abbiamo visto come si preparano, no? E quindi abbiamo avuto dei buoni maestri. La cucina è storia, è passione, è tradizione ed oggi tutto questo racchiuso nelle mani della signora Rosalba che con Emilia e Maria stanno preparando questa gustosissima ricetta. Ecco, vediamo qui molto di tradizionale a partire dagli ingredienti, dagli strumenti, un po' tutta l'ambientazione di questo posto, ma con molta attenzione anche all'innovazione. Spieghiamo perché. Diciamo che tutto quello che noi utilizziamo in cucina ha un perché, soprattutto a livello nutrizionale. Tutto quello che noi stiamo oggi utilizzando nella preparazione di questi paninetti in realtà sarà un beneficio a partire, diciamo, per garantire in qualche modo la salute di chi lo mangia. Ecco perché noi cerchiamo di portare in tavola anche un cibo che non sia in qualche modo industriale, commerciale, ecco meglio, ma che sia un cibo sano sicuramente, un cibo diverso, proprio come era il cibo di una volta, che è quello che ovviamente tutti dovremmo riscoprire oggi. C'è proprio una branca della medicina che si occupa di questo? Sì, si chiama nutraceutica, studia gli alimenti a carattere positivo presenti all'interno degli alimenti stessi. Cosa vuol dire? Spieghiamo, ecco, per chi non la conoscesse. In poche parole, la nutraceutica studia degli elementi nutrizionali che sono presenti all'interno di un alimento. Questo significa che, per esempio, nell'olio abbiamo i polifenoli, nel pomodoro abbiamo gli antiossidanti, è tutto, fa sì che l'alimento che prepariamo sia un alimento genuino,
Ovviamente il grano che noi coltiviamo è sicuramente parte integrante di questa preparazione. Ovviamente sono grani antichi, grani siciliani, la Maiorca, il Senatore Cappelli, la Tumminia e il Rossello, sono tutti degli antitumorali e che garantiscono la salute e i benefici sull'uomo. Insomma, si cerca di esaltare quanto di meglio questi ingredienti genuini possono offrire. Esatto, sì. Cerchiamo di portare in tavola, come dicevo prima, un alimento diverso. Un alimento che sia genuino, in primis, proprio perché vogliamo far scoprire al nostro cliente cosa significa mangiare sano, mangiare bene. Ecco, il significato anche dell'agriturismo, agros, significa proprio terra, no? Quindi ecco che noi da qui partiamo per andare verso un punto finale, che è quello di portare in tavola al cliente quello che diciamo rappresenta un alimento salutare, un alimento che apporta un beneficio sicuramente positivo sull'organismo che lo assume. Perfetto. Adesso siamo arrivati alla fine, abbiamo preparato il nostro impasto e adesso lo facciamo riposare per un po', per almeno 4 ore. Però una volta diciamo raggiunto il risultato, adesso poi vi diremo come procediamo. Ecco, una volta trascorso il tempo utile, appunto 4 ore, 3 ore, dipende comunque dal raddoppio del nostro antipasto, ecco il risultato. Come vedete ha una maglia glutinica molto evidente, significa che i nostri amici lieviti hanno fatto il loro, diciamo, il loro processo e siamo pronti per creare il nostro paninetto. Quindi mettiamo un po' di farina. Stendiamo la nostra pasta, aggiungiamo gli ingredienti, quindi ricordiamo del formaggio, del prosciutto, oppure possiamo utilizzare dello speck, e poi il pomodoro, ovviamente prodotto dalla nostra azienda, perché ricordiamo ai nostri amici di Bella Sicilia che noi ci occupiamo di produzione di ortaggi a pieno campo, quindi qui potete trovare la stagionalità dei nostri prodotti, quindi il pomodoro, un po' di olio, sale e origano. L'origano ovviamente delle montagne di Gioiosa Marea. Ecco che il nostro paninetto. Quindi tutto contenuto all'interno. Sì, sì, all'interno perché? Perché una volta adesso noi, una volta preparati tutti i nostri paninetti, li rimettiamo a lievitare almeno altri 30 minuti in maniera che anche il contenuto possa, diciamo, insaporire il nostro impasto e poi può andare in forno. Questa ricetta è una ricetta veramente, diciamo, è semplice ma è al contempo molto gustosa. Possiamo anche consigliare eventualmente ai nostri amici, può essere realizzato un paninetto come dolce, quindi lo possiamo riempire per esempio, pensiamo alle nostre marmellate, quindi questa frutta siciliana trasformata poi in marmellata e servita a colazione ai clienti, piuttosto che per esempio un paninetto classico da servire accompagnato a un bell'antipasto. Ecco cosa potete trovare da noi. Questi, diciamo, queste diverse tipologie di prodotti e gustare il sapore dei grani antichi siciliani. Sì. E poi in forno, quanto tempo e a quale temperatura andranno cotti? Signora Rosalba. 300 gradi e 30 minuti, poi base al forno. E anche alla quantità? Sì. Si devono spennellare con l'uovo. Ah, quindi non abbiamo ancora finito. No. Eccoci, siamo quasi al termine della nostra ricetta e vediamo che la mamma romperà un uovo e quindi metteremo un po' di, diciamo, una spennellatina di tuorlo d'uovo. Quindi separiamo il tuorlo dall'albume, aggiungiamo un goccino di olio prodotto dalla nostra azienda, agitiamo un po' in maniera che l'uovo si amalgami con l'olio e infine spennelliamo. Questo, diciamo,
permetterà di ottenere un risultato, quindi un prodotto, di risaltare il colore e di far sì che, diciamo, anche il gusto possa sposarsi bene con tutto l'insieme, perché poi alla fine gli daremo un tocco di colore che adesso vi faremo vedere. Quindi per terminare aggiungiamo qualche goccina di semi di papavero. E il nostro paninetto sarà pronto tra circa 30-35 minuti per essere infornato. Eccoci amici, e dopo 30 minuti adesso vi facciamo vedere il nostro risultato. Guardate che colore il nostro paninetto e anche i brillanti dei nostri semi di papavero, ma vi facciamo scoprire il ripieno. Guardate, ancora è caldo e scotta. Guardate che soffice, guardate, ecco qui. Ecco che il nostro paninetto è pronto da mangiare. Guardate che bontà. Complimenti. Prendete carta e penna per questa nuova ricetta. Grazie Emilia, grazie Antico Casale di Giosa Marea. Vi aspettiamo, ciao! Prossimo video, arrivederci!